Siamo qui mendicanti del buon football, bentrovati! Ciao ragazzi, dopo la maratona di ieri sera ci prepariamo a un altro appuntamento, sempre pieno di football e sempre qui sulla Fiera. Come state? Siete carichi a pallettoni? Ci siamo, buonasera, ci siamo, ragazzi. ci siamo. Ciao, buonasera, ragazzi. Abbiamo il nostro Mister Momi, giustamente in attesa di un Mister adesso <ride> voglio lanciare subito, subito l'argomento cerchiamo di fare un attimo di melina facciamo i primi passaggi sì, muoviamo sì. un attimo la palla a destra, a sinistra, a centro campo liberiamo un po' di spazi però è difficile non essere excited per l'ospite di oggi eh? decisamente sì poi uno dice eh, porto, eh, porto l'Ungheria all'europeo posso rilassarmi una settimana invece non si trova tartassato dalla fiera per tutta la settimana per entrare però eh sì. è ma tanto ormai ultimamente gli allenatori hanno capito che noi portiamo bene e quindi sa è che a, a, a un, piacere, a un piacere venire da noi dai è è sempre comunque... obiettivi, obiettivi nuovi qui sempre più in alto certo. chiaramente la fiera è uno step ulteriore oltre a fare <ride> tutto quello che ha fatto con l'Ungheria e questo è il vero coronamento del percorso comunque c'è cioè, un Dave Zanelli sempre in più formato Gagliani e il Condor ci sta portando ospiti, collaboratori, non si ferma più Vabbè, ah dobbiamo ringraziare in realtà anche gli amici del nuovo calcio che, che ci portano l'ospite della prossima settimana. Perché, come già vi abbiamo anticipato, settimana prossima, in questa stessa fascia oraria, avremo Maurizio Viscidi qui in Fiera. Però, però sì, bel po' di ospiti in arrivo. Allora, questa è una puntata speciale. Io dico la verità anche un po' per me. La ritengo un po' speciale. Perché adesso, ovviamente, Marco Rossi ha fatto un percorso. Eh, clamoroso, eh, di successi ma anche lasciando molto perché io diciamo l'ho accompagnato perché io l'ho incontrato quando lui era ancora la Onved ma la Onved non era la Onved che, che abbiamo insomma, studiato sui libri di scuola Ecco, perché non so quanti l'abbiano mai vista era un Onved che cercava di rilanciarsi io lo incontrai lì proprio a a penso che si pronuncia così, anzi sicuramente non si pronuncia così, ma si legge così, in questa eh, periferia di Budapest, dove appunto c'era lo stadio dell'Onved, e dove lui con i suoi collaboratori ha cominciato diciamo, quel, quel percorso in Ungheria, eh, che lo ha portato poi, dopo i successi con la Onved, a essere chiamato alla Nazionale. Nazionale che comunque non aveva, parte qualche, a parte una stella, stavo dicendo qualche stella, ma... Ce n'è di stelle, se non una, eh, ad arrivare insomma, a una credibilità internazionale. Questo è tanto merito di, di Rossi, che poi magari glielo chiederemo. Insomma, eh, è stato, non è mai stato profeta in patria. Ecco, perché nonostante i successi, forse anche per sua scelta, adesso questo glielo chiederemo, eh, non è mai tornato, tornato in Italia insomma, a, a lavorare. Poi mai dire mai, però. Mi sembra che, insomma... Beh, qualche volta lui aveva parlato del, dell'aspetto del calcio in Italia, anche dicendo delle dinamiche eh, che gli sono capitate di vivere non piacevoli. È chiaro che non, non, non fa parte della totalità del contesto, però sicuramente qualche dinamica qua. Io, mh, per il ritorno è stato a parecchio a Brescia, lui ha fatto sia da giocatore che allenato, qui lui è partito anche qui, quindi, cioè qui, a Brescia, perché io sono a Brescia. E, e quindi dai, diciamo che io lo ricordo anche prima, eh, però lo sta seguendo con piacere, anche perché poi, ripeto, come dicevi tu, Carlo, sta facendo qualcosa di importante ma un po' di anni, eh, non solo adesso, perché come hai detto tu, anche prima. Insomma, dai. Sì, perché poi eh, la sua carriera da calciatore è altrettanto originale. Lui, giovanile del Torino, eh, sempre una crescita costante fino alla Sandoria. Eh, e poi questa scelta di andare in Messico, una scelta che anche lì diciamo, ho accompagnato mh, posteriormente, perché poi lo intervistai. Perché nell'America cioè del Messico, c'è cioè la più importante squadra messicana. Eh, Marco Rossi ha incontrato questo signore che è Marcelo Bielsa, lo ha avuto come allenatore e io gli feci una intervista proprio perché. Era incredibile come insomma, comunque sia diventato anche allenatore e anche naturalmente seguace del Bielsa, diciamo così, uomo, no? Perché quando incroci Bielsa evidentemente, evidentemente mh, ti lascia sempre qualcosa. Lui mi pare che abbia citato anche Lucescu come tra i suoi maestri a Brescia, insomma. Quindi sicuramente sicuramente un percorso originale che secondo noi meritava insomma, di, di avere proprio la voce del protagonista, ecco, quindi l'invito è stato diretto. Ecco. Beh, interessante anche il parallelismo verso Lucescu, cioè, al di là delle, delle proposte di calcio, cioè, intanto è interessante vedere come un certo tipo di proposta si, si unisca anche a un, a un certo tipo di spessore umano e il modo in cui poi viene riconosciuto dai calciatori. Lucesco, chiaramente, forse in Italia abbiamo... Cioè, anzi, sicuramente in Italia Lucesco mh, più di Bielsa ha lasciato, lascia un segno, cioè viene ricordato anche per, per le squadre che ha allenato, però cioè, chiunque, a chiunque si chieda di Lucesco, la reazione è sempre la stessa, cioè qualsiasi ex giocatore, io ho, ho avuto, vabbè, ovviamente, sapete, da Bresciano ci mi è capitato spesso di parlare con Araducciò, magari, e c'è gente che magari deve deve tutta la sua carriera eh, o gran parte della sua carriera a Lucesco, però anche, eh, anche giocatori, con Bessa abbiamo detto tante volte, per esempio quella frase di Milito, cioè basta un momento, pochi allenamenti per accendere una scintilla. E secondo me questo, cioè, con, con le debite proporzioni, è quello che, che Marco Rossi sta facendo in Ungheria con, con, cioè, con un'intera generazione di giocatori e di tifosi, più generazioni sì. di tifosi. Sì, sì, eh, secondo me ha avuto grande presa a livello umano, professionale, e ha portato un modello che ha poi eh, trascinato dall'ONVED fino alla nazionale, un modello che evidentemente funziona, eh, e ripeto, l'Ungheria è stata una, una squadra clamorosa nel, nel, nel passato, ma si era totalmente persa, no? Quindi eh, è interessante sapere anche un percorso di questo genere che c'è. Cioè, una squadra che diventa magica, succedono alcuni fatti storici che in qualche modo la cambiano, e poi improvvisamente si spegne. Quindi vediamo, vediamo anche la, la sua dirittura. Insomma, ne avevo già parlato con lui, però eh, abbiamo tante domande, non riusciremo a esaurirle tutte perché se ci vorrebbe una. Una, una giornata intera, però esatto potremmo potremmo magari un giorno anche andare a trovare a budapest dove ti inviterà anche il mio caro amico sandor schwach nonché diciamo eh, proprietario della della Maro unicum caro sandor se ci sei batti un colpo c'è cioè un po di e la un po' di bottiglia di amaro. Ecco esatto. Il problema è che se mettiamo l'unicum come sponsor, Tommy non lo vedo benissimo. No, però... però è l'unico, è l'amaro migliore del mondo. Sono po a... certo. certo, perché è amaro e non lo diciamo solo perché. È il vero amaro, che è amaro che non è amaro esatto. di prendere un endorsement, endorsement, perché è la verità. Ma a proposito, vabbè, chiaramente poi entriamo in dettaglio col mister, ma eh, ci... cominciate a fare un'infarinatura, uno spoiler se vuoi, perché tu, Carlo, parlavi del, del suo modello. Qual è il suo modello e quanto è, diciamo, tecnico-tattico e quanto anche infonde quei valori? Abbiamo menzionato BS, Lucesco. Quindi, qual è il suo modo di vedere calcio per cominciare, insomma, per chi come me non ne sa così tanto, a capirlo, a inquadrare la sua figura e il suo metodo di lavoro? Ma eh, no, è un, è un modo di vedere il calcio rispetto che, che nasce dal tal campo e nello spogliatoio. E ha una capacità di creare gruppo, secondo me, una capacità di farsi seguire, non è facile perché sappiamo anche della lingua, no? Cioè, non, non penso che ci sia una lingua più complicata in Europa dell'ungherese. Cioè, veramente non comprendi nulla di quello che stanno parlando, cioè, non... <ride> neanche vagamente, nemmeno il polacco è così. E... E ha avuto questa grande forza della credibilità credo che abbia un codice eh, efficace davvero con, uh, con i suoi i giocatori ed è incredibile nel senso che cioè non è incredibile ma è strano come proprio avendo proprio un altro tipo di lingua riesca così a essere efficace da questo cioè, per di, di farsi seguire no momi questo è, è un po' il segreto no essere credibile però quando devi farlo utilizzando un'altra lingua, utilizzando dei traduttori, vuol dire che eh, ci credi davvero, insomma. Sì, e tra l'altro io glielo chiederò anche perché ero curioso, lui ha fatto eh, tan tanti anni allenato club, questa è adesso un allenamento nazionale, quindi anche lì come cambia il lavoro eh, rispetto dal club alla nazionale, perché poi dopo diventa come hai detto tu trasferire certi concetti è ancora meno tempo perché con il club già c'è il problema della lingua però almeno potresti pensare che li vedi con continuità e tutti i giorni In nazionale diventa ancora più difficile e io poi però visto la partita in certi aspetti tattici la squadra ha idea tremendamente chiara quindi vuol dire che veramente riesce a far trasmettere il concetto anche su situazioni di di difesa di, di palla laterale, perché poi infatti vi farò questa domanda, è l'aspetto di club e nazionale, il poco tempo che si ha a disposizione, l'unire le caratteristiche dei giocatori che ti ritrovi con idee eh, di allenamento diverse, perché i giocatori vengono da idee di allenamento diverse. Faccio un esempio per entrare nel tattico, cioè tu prendi un, un, dei giocatori che ognuno nella sua squadra difende in un certo modo su un esempio, su una palla laterale arrivi, devi curare quel dettaglio, dobbiamo difendere nella stessa maniera e quindi sono situazioni di dettagli che tu devi andare a lavorare e trasmettere ai giocatori che poi devono muoversi all'unisono da quel punto di vista. Io sono curioso, però sicuramente vedendo la partita si vede che c'è chiarezza nel lavoro e quindi veramente quella è una parte che secondo me da allenatore ti dà un segnale che la direzione è quella giusta, cioè il metodo, l'approccio che lui utilizza funziona, funziona ecco. e anche, anche un'idea onestamente noi mh, cioè abbiamo poca esperienza come paese proprio di percorsi stranieri sia come calciatori come allenatori e percorsi di successo perché nascono dal basso cioè naturalmente eh, Ancelotti, conte e eh, sarri diciamo di oggi richiamavano una, una bella intervista che è uscita su repubblica Ovviamente sì. lo fanno da, dal, diciamo, dal livello più alto e vengono chiamati ai top club, ma invece quello di veramente andare, costruirsi una, veramente una carriera dal basso, secondo me è qualcosa di… Eh, sì, sì infatti lui, poi, lui passa, passa dalla, cave, dalla, dalla Cavese in Serie D e passa poi a Londra, anda, cioè, andando esatto. all'estero, quindi lui esce dall'Italia che veniva dall'esperienza alla Cavese prima ancora dalla Scafatese che è un altro… Commento era un saluto da sì, chi sì, ce l'ha avuto è lì ragazzi, e, 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 e quindi lui è stato poi anche a Lumezzane come allenatore giovanili prima di prendere poi la prima squadra. Ma se e vuoi anche sì. come, come scelta di giocatore andare comunque in un panorama clamoroso come quello del Messico. Che è eh, tra l'altro noi non credo di secondo piano, anzi, sicuramente insieme alla Civa, si crep più importante del Messico, vuol dire avere molto investito. Su, su se stessi, e avere anche accettato delle sfide che raramente alle giocatori e allenatori italiani accettano, eh, soprattutto in quel periodo, no? magari adesso, tra virgolette, è un po' più facile uscirci, un po' più. Eh, abitudine, diciamo, andare a viaggiare all'epoca era ancora più complicato, come era più complicato, andare a allenare, la, 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 diciamo, la ONVED negli anni, insomma, di dal 2012 in avanti, insomma, è evidente che c'è anche questo spirito da parte che lo aiuta, secondo me, e che secondo me dice molto anche dell'uomo, cioè della credibilità del, dell'uomo. Ragazzi, eh, in questi giorni, dando un occhio un po' a, a anche situazioni che graficamente potessimo mostrare a Rossi, avevo trovato questo tweet molto interessante eh, da un, un account spagnolo. Cioè, chi spiega i movimenti in prossimità del pallone. Quando poi si dice che i moduli non sono statici, come andrebbero. Come si dice, insomma, e, e vedete, c'è cioè, tutti questi giocatori dell'Ungheria dell che gravitano attorno al pallone. Certo. E il modo in cui si avvicinano e quanto, è... cioè, quanto, quanto sono relativi i moduli, però io adesso. Credo che abbia poco senso quello che sto dicendo. Io lo lascio dire alla, al protagonista. Mister, buonasera. Buonasera, buonasera, voi. buonasera mister. Buonasera, mister, e, e, grazie per, per aver accettato il nostro invito. E, e, insomma, e, innanzitutto, complimenti insomma, per il lavoro che, che sta facendo in Ungheria, anche da italiano. Insomma, come al solito, il vessilo è sempre molto alto. La ringrazio perché poi è il mio un percorso insieme che ho incrociato dal, dagli anni dell'Onve, no? si ricorda quando venì al campo, venì al campo con, con Buffa sì. e poi dopo <ride> davvero davvero ha costruito qualcosa di davvero qualcosa di, di unico insomma e stava appunto raccontando nell'elogio del suo lavoro anche la sua percorso diciamo originale anche da calciatore, no? da calciatore che prende va a sfidare eh, il Messico diciamo va, al, al, in Messico va a prendere anche nuove metodologie di lavoro cioè una cosa che davvero raramente un tecnico, un giocatore italiano specialmente in quegli anni hanno fatto e questo credo racconti anche un po' l'uomo, le sue sfide una sfida che adesso con l'Ungheria davvero ha raccolto tanti, tanti risultati non so, magari partiamo proprio, proprio da lì no? Dal dall'apertura mentale che lo ha Contraddistinto prima da calciatore e poi da allenatore. Beh, penso che, non essendo stato un grandissimo calciatore, un, un talento particolarmente cristallino, dovessi per forza in qualche maniera cercare da un lato di uscire dalla comfort zone, dalla mia comfort zone, dall'altro cercare ovviamente di, di dare sempre il massimo, a cominciare dagli allenamenti e quindi questo è fondamentalmente quello che chiedo ai ragazzi, che voglio dai miei giocatori e devo dire che anche loro come me, soprattutto nella nazionale ungherese, raccolgono la sfida, anche a loro piace uscire dalla comfort zone anche loro piace mettersi alla prova. Ed è un qualcosa che rispetto al recente passato magari connota in maniera differente quello che è il tratto caratteriale di, Differente rispetto al recente passato, il tratto caratteriale, dicevo, di questa squadra e dei suoi componenti. Un percorso che l'ha portato, dicevo, forse... È... Questo è, è chiaro in lei, ma iniziamo proprio a, dalla fine, dal, 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 tra virgolette dall'avere dall riportato credibilità, io dico, non è soltanto questione di risultati, ma proprio questione anche eh, di rispetto che adesso l'Ungheria, in cui lei ha riportato, come squadra, come credibilità, eh, partendo proprio dall'Onved, qual è stato un po' il segreto di avere così agganciato questo popolo un po' lontano da noi, grande appassionato di calcio, ma che viveva degli anni eh, difficili, possiamo dirlo, insomma, molto difficile, molto di buio rispetto a quel passato che tutti ricordano della grande Honved di Pusk, ma che ormai data molto lontano, insomma. Sì, ma anche qui, diciamo, nel mio lavoro da allenatore, soprattutto inizialmente, soprattutto all'onve dove eh, ho lavorato per eh, quasi cinque anni, dal 2000, giugno 2012 fino alla vittoria dello Scudetto nel 2017 a maggio, tranne un breve intermezzo di 7-8 mesi, poi sono sempre stato a e ed anche qui, diciamo in questo lasso di tempo abbiamo fatto una volta un terzo posto e una volta il primo posto appunto, eh, quindi facendo il miglior risultato degli ultimi trent'anni perché mai l'ONVED era salito diciamo così, sul podio e una volta abbiamo fatto il terzo posto, una volta il primo? Diciamo che oltretutto avendo questi cinque anni di lavoro all'ONVED come denominatore comune il fatto che fossimo la squadra col budget minore, quindi non si poteva contare su infrastrutture particolarmente all'avanguardia all'epoca, non si poteva contare su un budget alto di sicuro bisognava fare con quello che si aveva e diciamo che si è riusciti a, a convogliare i, le buone intenzioni di tutti nel senso che siamo diventati squadra gradualmente ovviamente abbiamo appoggiato il nostro lavoro appunto mh, giornaliero sul grande impegno, sulla grande volontà e questo è un po' quello che ci ha fatto apprezzare a me al mio secondo Cosimo Inguscio fin dall'inizio, devo dire che io fin dal primo momento in cui sono venuto in Ungheria ho sempre percepito grande rispetto da parte di tutti, ovviamente i risultati come sempre nel calcio certo. convogliano no? questi, questi diciamo dire, sentimenti, però oggi posso dire che a distanza di quasi 11 anni, più di 11 anni a questo punto, 11 anni e mezzo, molto spesso mi pare di avvertire Qualcosa che sembra essere un di più, per del semplice apprezzamento del lavoro professionale. Sembra quasi che molti, ovviamente non tutti, però molti degli ungheresi, in qualche maniera, nutrano qualcosa di più, appunto, quasi un affetto, diciamo, nei nostri confronti. Beh certo, meritato anche. Davide? Eh, in che modo? Eh, cioè chiaramente il l'esperienza all'Onved era già un, un grande biglietto da visita nel momento in cui lei arriva in nazionale ma c'è stato bisogno di fare poi uno step cioè con la nazionale cioè il click è stato immediato come dice oppure cioè eh, non so ci sono stati dei momenti chiave per la crescita del gruppo la crescita di alcuni giocatori io mi ricordo la prima volta che noi ci siamo sentiti diversi anni fa lei parlavamo di Soboslai come il talento in crescita del, del calcio ungherese che poteva diventare il faro e lei già diceva è un fenomeno, è un ragazzo bravissimo anche, e soprattutto sottolineava lo spessore umano del ragazzo. E cosa è successo nel tempo? Cioè, è un percorso lungo su, sulla panchina dell'Ungheria, cioè, cosa è cliccato, quali sono stati i passaggi chiave di questo Beh, percorso? Allora, per, del vero bisogna dire che nel 2017, all'indomani... Della vittoria del campionato con l'ONVED siamo andati in Slovacchia dove col Daz abbiamo fatto il terzo posto che, e abbiamo iniziato, diciamo così, un'era nella quale il Daz ha poi fatto per tre o quattro anni di fila il podio. Ma prima non l'aveva mai fatto. Quindi il nostro è stato il primo risultato, diciamo così, importante per quel club. Eh, oggi sono in nazionale ormai da cinque anni. E mezzo il primo anno è stato un anno che, seppure, ha visto dei risultati importanti, come la vittoria nella seconda partita di qualificazione all'europeo contro la Croazia. La Croazia all'epoca era reduce dalla finale di Russia 2018, quindi era posizionata benissimo nel ranking con i giocatori che ben conosciamo. Al di là di questo, l'esplora anche col Galles, vincendo in casa col Galles però non riuscimmo a dare continuità e quindi poi perdemmo diciamo, lo spareggio finale, nel senso che se in Galles avessimo vinto ci saremmo qualificati direttamente, perdendo ovviamente si qualificò il Galles ai nostri danni. Di lì in poi c'è stata la pausa del Covid, che è durata un annetto, perché da novembre 2019 abbiamo poi ripreso a settembre 2020, e devo dire che in quel lasso di tempo forte dell'esperienza precedente ho deciso di variare un po' i parametri di selezione. Poi sai, il lavoro in nazionale è completamente diverso rispetto a quello che si fa nel club. E quindi mettendo insieme un po' di cose, ovviamente abbiamo cercato di focalizzare al massimo e, ed ottimizzare la, i criteri di selezione unitamente al lavoro tattico che facciamo nel poco tempo a disposizione. Perché non possiamo assolutamente pensare di fare lavoro condizionale, quindi lavoro fisico sui giocatori, dobbiamo chiamare di volta in volta tenendo un'ossatura importante, coloro i quali dimostrano di essere nelle migliori condizioni di forma. Insomma. Sì, mister, buonasera. Eh, sono Uomini. Ah. Infatti, la mia domanda era, era un po' quella: com'è cambiato appunto il lavoro passando dal club alla nazionale e quanto. E incidono le caratteristiche dei giocatori che uno può selezionare poi anche magari nell'idea di gioco sua no mister certo se no, ma io avevo sai a livello di principi di gioco fondamentalmente credo che lavorando per principi per funzioni per ruoli di giocatori che devono eh, che i giocatori devono avere in campo il modulo non è poi così decisivo è chiaro che però ci sono delle differenze, noi abbiamo giocato col 4-3-3 inizialmente col 4-2-3-1. Poi abbiamo virato proprio a settembre del 2020 al, inizialmente al 3 che è stato questo fino all'europeo, all'indomani dell'europeo siamo passati al 3-4-2-1 che credo in questo momento sia il modulo che meglio si adatta alle caratteristiche tecniche dei migliori giocatori che abbiamo a disposizione poi è chiaro che se di volta in volta convochi qualcuno non è che perché hai convocato questo qualcuno devi cambiare la struttura di gioco moduli o quant'altro insomma e no, no, assolutamente proprio per questo mister è la questa. anche io ho prima parlato di credibilità farsi subito seguire dal gruppo io ricordo le strutture dell'Onved Ricordo eh, il vostro entusiasmo, che è una cosa che ha trascinato anche me in quel, in quel momento e la, 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 la vostra voglia di incidere in quel momento. Era il 2015, quindi stavate già in crescita, avevate già fatto un mezzo miracolo salvando la squadra e poi avreste vinto poi il campionato. Eh, ha avuto, io ricordo di averla intervistata su Bielsa, diciamo così. Lei ha, parlato, ha avuto Bielsa come allenatore in Messico mi ha detto di, di quanto è stato importante ha parlato più volte di Lucescu e poi evidentemente ha costruito se stesso come allenatore ha avuto altri punti di riferimento e quanto è cambiato invece le chiedo fare l'allenatore in questi anni, questi ultimi anni che è sempre più eh, lavoro tra, eh, 24 ore su 24 insomma sì io credo anche a livello inconscio mh, nel momento in cui stimi particolarmente qualcuno dal punto di vista professionale e non solo anche se ripeto sia con l'uno che con l'altro ci sono stati screzzi e divergenze eh, sia con Mircea yeah. che con, con Mr. Lucescu con Mircea ci sentiamo spesso però ecco fra gente leale, gente onesta, parlarsi chiaro in faccia credo che sia la cosa sempre migliore da fare ovviamente nel rispetto dei ruoli io l'ho sempre fatto anche da giocatore a volte potevo sembrare un po' scomodo, però poi alla fine credo che i miei tecnici, così come i miei compagni, ex compagni, magari un po' meno le società, però <ride> mi hanno sempre apprezzato. Quindi da, da allenatore sono la stessa cosa, sono la stessa persona. E, diciamo che come concetto, in linea di massima, io parto dal presupposto che tutti siano persone per bene, brave persone, persone leali do fiducia a tutti indistintamente incondizionatamente. Poi però se succede e mi è successo ehm, con un collaboratore del quale non faccio non voglio neanche fare il nome che uno tradisca la mia fiducia in quel momento per me è come se diventasse trasparente e come se non esistesse più. In questo se io mi, io sono cristiano, credo in Dio, però ecco questo comandamento porgi l'altra guancia mi è difficile a, a, ad osservarlo no? però ecco tornando al discorso principale dico oggi è molto importante credo con i ragazzi che si hanno a disposizione con i giocatori che ad altissimo livello sono quasi delle aziende no perché devono gestire contratti importantissimi impegni pubblicitari e non che ovviamente eh, possono distogliere l'attenzione o Insomma, bisogna essere con loro fermi da un punto di vista così caratteriale, duri a volte se è il caso, però avere sempre un dialogo franco, onesto ed essere sempre leali con i più forti, con i più grandi, così come con i meno grandi. Dire sempre a tutti in faccia le ragioni per cui giocano o non giocano. In quali aree possono migliorare per avere eventualmente più spazio, ma credo che l'onestà intellettuale, la lealtà, sia fondamentale per poter gestire un gruppo. E Mister, proprio parla di comunicazione, parla di eh, empatia quasi, cercare l'empatia all'interno del gruppo, dei giocatori, come riesce a farlo? con questa efficacia perché i risultati lo dimostrano ma anche l'espressione la squadra che le viene dietro è evidente che la stanno seguendo come fa dico, a livello comunicativo eh, utilizzando anche un'altra cioè avendo come diciamo eh, problema così, non la, la stessa lingua ecco no? lei mi ha detto un'altra vo un volta l'altra un volta l'intervista di bielsa non importa bielsa comunica sempre nella sua lingua perché conta l'efficacia no? in come si espone le cose ecco è stato un po' anche un maestro da questo punto di vista, cioè cercare di comunicare eh, in maniera evidente e palese anche senza la stessa lingua del giocatore. Beh, io credo che l'importante in questo senso, la cosa che, faccia, che fa la differenza, in questo senso nella comunicazione con i giocatori, soprattutto se non parli nella loro lingua madre, è il linguaggio del corpo e il linguaggio non verbale, cioè quello che loro percepiscono da, da, dalle tue espressioni dal, dall'emozione che traspare dalle tue parole e quindi comunichi più attraverso l'emozione le emozioni che non attraverso le parole cioè. mi Bellissimo. No, scusami, <ride> cosa bellissima, certo. Prima di lasciarti andare, so che un momento anche delle, cioè, domande di tattica, poi Tommy, magari c'è cioè, la chat. Sta, come al solito, Mister, noi abbiamo una chat che, che segue il calcio a tutti i livelli e che è informatissima anche sui giocatori che potrebbe selezionare, ma hanno doppia nazionalità, per cui poi arriveranno anche altre domande. Io ho menzionato. Non qualche prima. spoiler, ma giusto per esatto. buttarla lì, per farle capire, Mister, abbiamo una chat veramente che in Italia non si trova altrove però eh, io ho una curiosità anche saluti eh, dalla Scafati e da altre parti dell'Italia eh sì, eh. <ride> sono stato ho bei ricordi di Scafati della Scafatese e dei, e dei suoi tifosi ovviamente io ho proprio una domanda che ci cioè, già menzionavo prima un po' così un passante e che è, cioè, penso la, la curiosità principale di, eh, della chat perché comunque cioè, so, Boslai è chiaramente il cioè, il talento cardine un po' de, dell'Ungheria e in questi giorni poi sono visti anche dal video divertente di lui che beve con i tifosi e, e festeggia, ma ho visto anche immagini molto belle di c'è cioè un bel abbraccio fra lei e, e, e Dominic. E volevo chiederle e, e se, se, nel momento in cui ha conosciuto il ragazzo, vedeva questo tipo di percorso di crescita, addirittura anche. Cioè, passando da momenti molto difficili perché lui ha avuto infortuni pesanti, e, e cambiando ruolo per poi diventare un giocatore che fa questo tipo di ruolo nel Liverpool di Klopp e, e in che modo pensa di aver lasciato un segno sul percorso di crescita di, di Soboslai. Poi so che lei per modestia magari non vorrà dire, però cioè se, no, no, se io si sente di aver lasciato un segno. Sinceramente penso che quando si ha a che fare con... Uh, Talenti naturali così grandi come è Dominic è chiaro che bisogna non è difficile riconoscerli. Noi lo conoscevamo fin da quando aveva 16 anni, giocava nell'under 16 o under 17. Giocava all'epoca nell'Ifering in Austria, poi è passato ovviamente al Salisburgo. Da quando ha iniziato a giocare in pianta stabile, nel Salisburgo l'abbiamo convocato e, e Dominic non aveva neanche 18 anni. Grande talento, ma è quel tipo di giocatore che non si accontenta, che lavora sul suo talento, che è molto motivato a lavorare per migliorare le poche lacune che potrebbe avere. Ma io ricordo che le prime partite è praticamente lavoro difensivo, poco e niente. Oggi in Inghilterra è apprezzato per quanto corre, per l'intensità e per quanti, lavori, e quanti palloni recupera prima ancora. Che per le sue caratteristiche tecniche. La, quindi, questo la dice lunga sulla sua voglia di lavorare su se stesso. Ha avuto un periodo lungo di infortunio quando passò dal Salisburgo all'Ipsia nel mercato invernale, stette fermo otto mesi, non potremmo utilizzarlo neanche all'Europeo. Ma ha sempre non ha mai mollato, è cresciuto. Oggi, nel Liverpool, gioca box to box sulla destra, centrocampista di destra nel 4-3-3 di Klopp da noi è un tuttocampista, nel senso che è nel 3-4-2-1 uno dei due 10 diciamo così, che giocano sotto punta, ma Dominic ha ampia libertà di scegliersi la zona di campo che preferisce, che riconosce come più pericolosa per gli avversari e più vantaggiosa per sé. Credo che nel processo di maturazione di Dominic io abbia avuto un ruolo assolutamente secondario, credo però che il fatto che con lui abbia sempre avuto un rapporto franco, sincero e onesto, a volte anche duro, a volte diciamo così come direbbero a Napoli l'ho cazziato mica male per qualche ventina di minuti. Quando era più giovane, ovviamente, ma da allora ha capito ed evidentemente sta facendo tutto al meglio. Sì, mister. Poi, dopo, noi tra, nella nostra chat, noi poi collaboriamo anche con Novo Calcio, rivista che lei conosce. Ci seguono anche tanti allenatori, no? Io mh, per gli allenatori. E le chiederei più o meno, lei le ha già detto delle cose molto belle, nel senso che non è tanto il ruolo, non è tanto neanche il modulo, ma è poi l'atteggiamento, l'interpretazione, le funzioni che vengono date ai giocatori e che poi fanno sì che la squadra abbia un atteggiamento piuttosto che un altro. Detto questo le chiedo solo, lo vediamo un po', l'abbiamo visto, io l'ho seguita, la sua Ungheria, qual è un po' la sua filosofia, qual è la sua idea di gioco? Che poi è quella che poi cerca di riportare, ovviamente, eh, adeguandola un po' alle caratteristiche de, dei giocatori che ha, ah sì, noi diciamo che in linea di massima, poi dipende sempre molto dall'avversario contro cui giochi, ma in linea di massima la nostra idea è quella di, ovviamente, attraverso la costruzione, attraverso il gioco posizionale, eh, di tenere il possesso palla per cercare di arrivare, diciamo così, nell'ultimo quarto di campo dove se prima diciamo, ci sono movimenti più o meno prestabiliti e stabiliti, diciamo, arriviamo nell'ultimo quarto di campo dove ovviamente lasciamo libertà ai giocatori di maggior talento di muoversi e di fare quello che credono. Ovviamente noi giocando con un, con un sistema a tre in difesa, con tre centrali, molto spesso in fase di costruzione partiamo a quattro utilizzando un, centro, un centrocampista centrale nella linea dei difensori, poi dipende se a destra o a sinistra, tenendo il secondo centrocampista in zona centrale, abbassando di volta in volta, a seconda dell'atteggiamento degli avversari e del loro modo di venirci a prendere o di non venirci a prendere, abbassiamo ecco, Soboslai, che può decidere di venire nei due di mezzo oppure di andarsi a cercare l'half space nella zona di palla o nella zona opposta e nel momento in cui ovviamente riusciamo a servire Soboslai poi abbiamo opzioni per l'ampiezza sui quinti oppure per la profondità o per il centro avanti che è solitamente un classico centro avanti diciamo un classico centro avanti e certo. quindi tendenzialmente con Adam certo esatto viene più a giocare di sponda mentre invece L'altro attaccante, ovviamente, è più deputato alla ricerca dello spazio alle spalle della linea avversaria, chiarissimo, chiarissimo, grazie, mister. Un'altra domanda tattica, Mumi? hai qualche altra curiosità tattica? Ma no? io, interrompo ma io interrompo un attimo, solo 5 minuti, poi devo scappare. Sì, perfetto. Perfetto. No, no, io, eh, Mister è stato chiarissimo, eh, gli ho chiesto semplicemente quella che è l'idea, ci ha veramente riportato in poche parole l'idea di gioco, contestualizzata le caratteristiche, dicendo appunto che eh, nel far scendere Soboslai hai qualità, quindi anche nella costruzione te lo utilizzi di più, ci ha anche già fatto capire che dipende perché si va a vedere un po' quello che è l'atteggiamento avversario, quindi non per forza si fa scendere un uomo in più e se non ci vengono a prendere non serve nemmeno, quindi di, di direi che è stato chiarissimo il mister. Mister, eh, sul, invece sul futuro, vabbè, il futuro sarà l'europeo, però insomma la considerazione, in tanti hanno detto in chat che davvero eh, comunque il suo percorso forse non è stato celebrato abbastanza, giustamente eh, dai media, però lei ha fatto il suo in campo e ha, e ha parlato con, con il campo, ma un'idea per esempio di... Tornare in Italia per un progetto, la, così ce l'ha come pensiero, oppure se viene, viene, altrimenti ha dimostrato anche nel suo percorso, che non ha paura di, 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 di altre sfide, eh, sempre, sempre fuori dal nostro paese. Ma guarda, per fare i matrimoni bisogna sempre essere in due, e quindi dall'altra parte, cioè dall'Italia, non c'è mai stato alcun interesse. Quindi. Non vedo come pot potrebbe ora risvegliarsi un interesse, ora che comunque mi sento assolutamente giovane, soprattutto di testa e di idee, ma ho 59 anni e quindi magari non vengo percepito nella stessa maniera da tutti. Oltretutto, poi in Italia, la tendenza media, ora, escludendo i presenti, ovviamente, <ride> la, la tendenza media è quella di considerare. Coloro i quali allenatori o giocatori vanno a giocare all'estero a meno che non vadano nel Real Madrid o chissà nel Manchester City, di pensare che coloro i quali vanno all'estero all'estero non siano abbastanza bravi da poter lavorare in Italia. Quindi, sinceramente, credo che, a differenza di quello che potrebbe succedere in Germania o in Inghilterra, dove peraltro qualche cosa si è già mosso nei tempi passati e anche recentemente in Italia credo che verrei percepito come una scommessa e sinceramente alla mia età e dopo il percorso che ho fatto potrei dire anche di no preferirei quindi lavorare in un posto dove magari devi, nel calcio devi sempre dimostrare eh, domenica dopo domenica però ecco preferirei andare in un posto dove a priori potrei essere apprezzato diversamente da quello che può succedere in Italia. Mister, scusi, prima di lasciare andare, innanzitutto volevo dirle che stavo leggendo una sinossi del Vangelo di San Luca e comunque dicevano che su quello del porgere l'altra guancia è scritto specificamente per implicare che è solo un'altra, quindi lo fai una volta <ride> e poi fine. C'è quell'analogia <ride> per quel motivo. Mi conforto. Eh, no. Esatto, è un po', un po' confortante. No, ma eh, volevo chiederle, visto che ha un percorso di un certo tipo, poi non so se è vero, ma leggevo anche che comunque prima di andare all'Onvet ha avuto un momento addirittura in cui ha considerato quasi di lasciare, visto le poche prospettive, i pochi stimoli che c'erano in Italia. Volevo chiederle qualcosa che sa adesso, che ha imparato nel suo percorso, che le sarebbe piaciuto sapere prima o che vorrebbe condividere come qualcosa che davvero un po' le ha svoltato la prospettiva. No, io una cosa... Uh, che dico sempre che se potessi tornare indietro farei in maniera diversa non che adesso sia cambiato completamente uh, un po di quell'aspetto caratteriale mi è rimasto ma ovviamente nel tempo ho capito che bisogna smussare certi spigoli soprattutto se si vuole fare questo mestiere e cioè il fatto che bisogna assolutamente potessi tornare indietro diciamo così cercherei di Coltivare un po' meglio le relazioni che negli anni, nel tempo, eh, ho avuto e che non sono stato abbastanza bravo a, a, a coltivare, insomma, perché ti devi questa relazione. Ma non dico questo chissà per cosa, perché giustamente in Italia, per esempio, ma in tutte le parti del mondo ci sono tantissimi allenatori e poche squadre in relazione agli allenatori che ci sono. Quindi. Qualcuno ti deve offrire l'opportunità e per avere questa opportunità devi coltivare delle relazioni. Se queste relazioni non le coltivi è difficile che ti venga data l'opportunità. E a me questa opportunità è arrivata per un caso del destino, per un colpo di fortuna, per, potremmo dire, sliding doors che si sono verificate, che si sono aperte, che sono scivolate l'una sull'altra solo qui in Ungheria e quindi ho avuto veramente un colpo di fortuna nel poter lavorare in un paese dove comunque la regola delle, del coltivare le relazioni vale così come vale in Italia. E tra le sue relazioni, Mister, c'è stata anche in Messico quella con Butraghenio una volta mi raccontò, quindi eventualmente c'è sempre a contatti ad altissimo, ad altissimo livello, visto quello che adesso rappresenta, ha sempre rappresentato Butraghenio nella storia del calcio. Senta, Mister, la verremo a trovare in Ungheria? Eh, così faremo una più lunga anche all'Europeo verremo a trovare perché saremo lì presenti e quindi magari allargheremo ancora un po' la chiacchierata. Intanto, la ringraziamo tantissimo per il suo tempo e le facciamo i complimenti davvero per il lavoro che sta facendo in Ungheria e per la persona che è. Grazie, Grazie. mille, mister. Gentilissimi, buona serata sì, a tutti. Buona sera. Sera. Grazie, buonasera. buonasera. Eccoci, no, è stata breve ma intensa, abbiamo, abbiamo attraversato uno, un percorso di rap molto, molto originale, poco italiano da un certo punto di vista e abbiamo visto secondo me proprio che Mommi tu che eh, fai l'allenatore, eh, come continuano questo basso continuo di tutti gli allenatori, relazione, linguaggio... Eh, porsi con, gli, con i giocatori, comunicazione, quanto sia sempre più decisivo e nel campo, onestamente, eh, ormai è, è quella, quella cosa fare, fare allenatore, cioè ritrovare eh, identità di gruppo e anche nella proposta lavorare sui piccoli dettagli. Ma eh, guarda, io infatti veramente devo ringraziare il mister perché chi fa allenatore sa che ha detto con poche parole e con grande semplicità cose molto vere. Eh, lui ha parlato della cura delle relazioni, è eh, verissimo. Eh, purtroppo tante volte in Italia diciamo che manca un po' la, la valutazione della meritocrazia, no? e di conseguenza le opportunità vengono date per relazioni eh, e quindi, tante volte eh, l'allenatore deve non solo allenare, ma deve anche curare le relazioni per permettersi per di avere delle, delle possibilità. L'altra cosa che ha detto Bella che lui ha detto giustamente mi sento giovane anche di testa e lo dimostra con l'idea di calcio che lui propone, che è un'idea di calcio, calcio attuale, vi ha parlato di calcio posizionale, tra l'altro penso che abbia fatto una cosa bellissima perché poi settimana prossima avremo una persona con cui parliamo di difesa posizionale, di come si difende contro un attacco posizionale, è bellissimo, quindi ci ha dimostrato che è un allenatore è evoluto, che, che è al passo con i tempi, e tra l'altro lui utilizza un modulo... Che già di partenza va a ricoprire eh, delle, delle zone importanti. Lui ha parlato di half space, quindi di zone di rifinitura da presidiare. All'interno di queste cose, di queste funzioni, lui inserisce i giocatori di qualità e eh, quindi adatta le caratteristiche anche alla proposta. È stato veramente molto breve, ma ha detto oh, in maniera molto sintetica e chiara quello che, quello che fa. È un attore voluto che cura i rapporti che dà empatia e che dà onestà intellettuale ai giocatori, quindi vieni rispettato e sei chiaro nella proposta, quindi veramente va a certificare il bene che stiamo vedendo che sta facendo Ma ah, io ragazzi sono rimasto comunque abbastanza scioccato nel sentirgli dire che cioè, dall'Italia ancora non c'è stato nulla e <ride> sapevo, sapevo che questa era la situazione Prima dell'europeo e dopo la qualificazione allo scorso, eh, allo scorso poi giocavano in casa, no? l'Ungheria era, era, se non sbaglio, era una delle squadre di casa. Vabbè, comunque sto facendo confusione. Forse. Comunque eh, cioè, il fatto che dopo tutti questi risultati, cioè, nulla si sia mosso. Mi sembra abbastanza assurdo. Ma io era, era quello che avrei voluto rispondere. Cioè, il mister guarda, io penso che l'Italia, comunque. E stia facendo dei passi in avanti nell'aspetto di meritocrazia e poi i passi in avanti li ha fatti anche lui, cioè, nel senso eh, lui adesso eh, ha fatto, sta facendo qualcosa di importante. È cioè, eh, sì, e eh, all'Ungheria, però, sta facendo qualcosa di importante a livelli, ce cioè, la gioca con le grandi nazionali. È primo nel suo girone, è qualificato con grande, con grande merito. L'Ungheria all'europeo, quando qualificarsi l'abbiamo visto, lo stiamo vedendo, non è così facile. Quindi. Penso che abbia dimostrato, volesse dimostrare poi dopo. Ah, io credo, credo, momi anche che quando tu fai bene all'ONVED, eh, vinci così, forse lì la chiamata poteva arrivare eh, da un club di, di medio livello, no? E forse lì l'avrebbe colta. Eh, quando tu, comunque, continui a fare successi, naturalmente, anche la tua, come dire, come ha sottolineato lui, cioè io non devo essere visto come una scommessa devo essere visto per il percorso che ho fatto però nessuno che diciamo di un club anche di di Serie A possa aver pensato perché da quello che ho capito insomma non ci sono state nemmeno proposte reali certo ovviamente di livello eh, approcci diciamo così eh, mi, mi è sembrata una cosa ecco diciamo tutta molto italiana naturalmente. Eh, e fa strano è... che poi gli approcci siano stati da Inghilterra e Germ cioè no, non fa strano che ci siano stati da Inghilterra e Germania. No, assolutamente. E... Tra l'altro lui tra i due giocatori ha anche, anche anche giocato a quindi c'è comunque una, una possibilità insomma che perché, insomma, come tutti i, i, i buoni giocatori della Bundesliga il naturale passaggio è alla Germania no? In, giro in Bundesliga che ha dimostrato col tempo, ma non solo con, cioè con tutti, di avere grandi, cioè zero, zero pregiudizi su giocatori e allenatori. Quelli bravi li prendono, cercano di prenderli. Noi siamo legati a, diciamo, a percorsi mentali, chiamiamoli così, eh, sempre un po' complicati, che non premiano il merito, che poi i nomi sono sempre quelli, cioè, è davvero... Quando c'è un esonero, la lista di nomi sono sempre quei tre o quattro. Sì. Poi ecco quello che ha detto lui è, è la parte chiave, no? che si denota tanto in Italia, cioè se si nota tanto in Italia, è una questione di tenere le relazioni. Cioè, non... Tante volte vedi un allenatore che, in maniera, cioè, lo dico in maniera veramente bonaria, ha fatto, nelle ultime tre esperienze, ha fatto molto male. E però continuo a trovare un, una panchina, quando magari bisognerebbe o provare a cercare di analizzare le, cioè, in maniera meritocratica chi eh, in questo momento sta dimostrando di fare bene. E allora contattare quelle persone invece è proprio secondo me quello che diceva, intendeva il mister: è una cura di relazioni, cioè, vieni chiamato perché è una relazione con. Eh, il suddetto personaggio o la suddetta persona che allora pensa a te e ti propone quell'occasione senza poi andare a valutare magari chi in quel momento sta dimostrando delle belle cose. Che sarebbe Io una credo cosa che l'abbia detto anche non Cioè, era giusto secondo me chiarirlo perché l'ha specificato bene. Cioè, proprio anche come apertura. Non è che ovviamente si deve andare a leccare il culo a questo, a quest'altro per, per lavorare, no? Eh, però è giusto mantenere un certo tipo di professionalità anche nella relazione, cercare di essere molto professionale Io mi rivedo un po' in questa cosa perché a me è stata detta più volte nella mia carriera e anche tornando indietro, ovviamente cioè, masso, masso, ci, mi potevo, potevo essere meno rigido ecco, da quel punto di vista. No? C'è una, una prefazione alla prima edizione di, di, del mio libro su storie mondiali in cui Buffa dice che un, io sono un ex incendiario, io sono sempre stato incendiario, quindi non sono ex di niente, però è vero, con l'età ti rendi conto probabilmente che non le reazioni, ma un po' meno, eh, avrebbero facilitato un certo tipo di percorso, che però è arrivato benissimo, cioè dove è arrivato il mio e quello di Rossi, quindi evidentemente non è solo quello, però l'ho visto anche Mombi molto sereno sulla cosa, cioè non c'è come dire, vabbè, mi sarebbe piaciuto magari, assolutamente no, cioè, eh, è andata così, è stato un rincastro quello dell'Ungheria, ha fatto la storia dell'Ungheria, onestamente questa è una cosa che insomma, è davvero di livello molto alto, insomma rimarrà ecco, sui libri di storia. Eh, ma infatti Carlo sono cose, che, sono cose che diciamo sempre ma questo non le rende meno vere quando lui ha detto a 59 anni con un certo percorso non mi va di sentirmi definito una scommessa, certo. sono quei percorsi mentali no? E come fai a vedere quello che ha fatto e a non valorizzarlo? Proprio una questione di percorso mentale perché per te quel tipo di percorso non vale o non vale come un percorso tra virgolette vero fatto nella maniera tradizionale italiana, questo è un limite ridicolo. Sì, sì, però sai, eh, ripeto, c'è da dire che comunque in Italia si sta muovendo qualcosa. È chiaro che il cambiamento è sempre graduale, cioè non è repentino, questo noi lo sappiamo. Però in questo momento sta cambiando qualcosa, si sta cercando un po' di più di andare a vedere chi sta dimostrando di essere aggiornato, di, di, di far bene. E quindi noi ci auspichiamo che le cose continuino così, ripeto. Il cambiamento è graduale, quindi ci vorrà, ci vuole, ci vorrà sempre un po' di tempo, però eh, l'auspicio è quello di continuare in questa direzione. Certo. E anche come modello mi piace, sia come calciatore che come, no, come adesso come allenatore, no? è un po' come il nostro eh, Davide Zanelli, Tommy, preso, è andato in giro per il mondo a fare il suo lavoro, la cosa bella secondo me è che non tanti hanno come... Prospettiva invece è arricchente e, e credo che poi alla fine si veda anche, cioè per chi riesce a distinguere eh, certi dettagli, no? Eh, a me ha colpito molto anche il linguaggio, di la, 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 la cura che ha avuto in ogni passaggio in cui parlava, no? La volontà di essere sempre preciso e, e teniamo conto che è una persona che vive molto tempo fuori dall'Italia, no? Vero che il suo staff è italiano, però. Eh, mi ha molto colpito direi quasi biensistico suo, nei suoi ragionamenti molto chiaro, lineare un percorso anche di linguaggio eh, secondo me efficace Beh, ma è quello che dicevi nel preambolo Carlo, no? come si fa a comunicare anche quando non hai la lingua quel tipo di valori non li puoi fingere, non è che li fai quando scendi in uno spogliatoio sei così di persona e abbiamo un ulteriore riprova che è quello, come scrivevano anche in chat l'uomo e poi il professionista però poi questa è cioè... una cosa, ragazzi, che ci cioè, passa troppo in secondo piano. Cioè, è... qua praticamente il messaggio che passa è, è o sei dei zerbi, e comunque dei zerbi parte da, da Arfo, fa, sa che giri, però cioè, o passi dalla Premier League, nel club giusto, e poi quanti dei zerbi ci sono? È evidentemente pochissimi, oppure cioè, nel momento in cui tu vai all'estero scompari dai radar e non... Cioè, non hai più possibilità di essere, di essere richiamato, ma cioè comunque di casi ce ne sono tanti, cioè tra mezzani, o non so, il primo che mi viene in mente perché oggi leggevo un'intervista di, di Tramezzani, cioè, come proprio. Cioè, tu nel, nel momento in cui fai quel passaggio, basta, non, cioè, la possibilità di rientro si, si riduce praticamente allo zero. Sì. Come se quello che tu stai facendo fuori non conti. Certo, ma sto se pensando a quella roba lì. Come eh. fai a crescere se, se non accetti cose che vengono anche da fuori? Perché non è visto come una necessità di crescita. Chiaramente se tutto qua è perfetto e tutto quello che serve qui, l'andare all'estero viene visto inevitabilmente come un andare in un posto meno competitivo, meno qualitativo, al di sotto di e quindi perde valore. Chiaramente sappiamo che le, il vero è l'opposto. Però è incredibile che questa cosa rimanga. No ma, no, ma più che il vero è il discorso di quello che avviene altrove. Cioè in ogni paese è così, è naturale che magari si vada fuori per un percorso di un certo tipo, si rientri, si fa delle esperienze. Cioè in tutti i paesi è sostanzialmente più o meno così. Cioè, Ovviamente i paesi calcisticamente del livello dell'Italia, poi ovviamente lo so, in Bulgaria non so come andrà, certamente non chiamano allenatori bulgari ovunque, però dico nei paesi chiamiamo calcisticamente voluti, usiamo questa formula. È naturale che avvenga tutto ciò. In Italia, no, è incredibile. È incredibile ed è un ritardo culturale che, pe che ovviamente pesa perché non abbiamo neanche questo ricambio. quindi a se l'allenatore straniero arriva qui, mm, non capisce il calcio italiano. Se è fuori, chi se ne frega di dar lavora lì? Certo, il campionato ungherese, chissà che campionato è. È così. È un pregiudizio che non ci fa crescere a livello di. Mentalità e soprattutto a livello culturale. Eh, si e parla poi tutto proprio... viene messo sotto il cappello della che per me è una cosa che mi fa più incazzare quando, quando sento dire dell'allenatore giramondo. Sì, sì, sì. È certo. un giramondo, è uno che vuole fare esperienze di vita, ma magari vuole fuori fare esperienze di vita, vuole anche conoscere il mondo. Uno che vuole fare esperienze di vita. È un piano diverso, non lo so. Detto come una cosa negativa, vuole fare esperienze di vita, chi si crede di essere? ma Poi voglio dire, un paese che ha prodotto così tanta immigrazione anche, un paese che è ovunque, io ogni volta vado in un paese c'è sempre un italiano che mi racconta la sua storia, che è molto spesso una storia di sacrificio, anche di successo, anche di realizzazione, no? Eppure, no, col calcio dobbiamo sempre sembrare vabbè, una roba che non ha senso. Penso allora che senso, non facciamo questo tipo di scatto, per questo è importante far parlare i rossi della situazione, perché, ripeto, gli Ancelotti parliamo di un giocatore straordinario, allenatore che ha vinto tutto. Eccetera, è ovvio che quando va fuori, poi ha una eventuale richiamata, che poi, dopo, non sa nemmeno, perché poi, appena fallisce un attimo, ha subito il timbro del bollito. Sì, vabbè, se torna in Italia, evidentemente è uno che invece poi torna a Madrid. Cioè, ma lasciando perdere questo, è quelli che hanno, come dice lui, eh, come diceva Rossi, non una carriera da, da calciatore di alto livello, eppure è andato e ha costruito il suo percorso, eh, che sia anche, diciamo, da modello per, per tanti tecnici, insomma, che vogliono, che, 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 che possono costruirsi qualcosa di grande, anche se non sono legati al procuratore giusto di turno che li mette nelle squadre italiane. Comunque sulle connessioni... Questa cosa un po' l'ho notata anch'io. Penso che l'abbiano notata tutti andando all'estero, poi ritornando. Sembra che la scelta in Italia sia o vai fuori e ti formi e impari qualcosa, oppure stai qui e ti formi le connessioni, o uno o l'altro. Perché altrimenti quando torni formato c'è il vuoto pneumatico attorno a te, oppure sei qui e c'è il vuoto pneumatico dentro di te, nonostante sei connesso. È una no-win situation per l'Italia. Ma tu, questa cosa la. Cioè... Cioè la, la, la noti allenando anche a livelli eh, di giovanili? Ma allora, eh, probabilmente magari ne parleremo settimana prossima con Viscidi perché eh, l'ha detto anche lui. è eh, detto da lui fa specie, no? Eh, io vi chiedo a voi, ma qual è il parametro di scelta di un allenatore? Eh, chi è che lo sceglie? Cioè certo. eh, esiste lo scouting allenatori, cioè lo scouting per i giocatori ma esiste lo scouting, cioè un allenatore in base a che cosa viene preso. Infatti, io mh, faccio fatica a concepire allenatori che vengono presi e esonerati dopo tre partite. E lì cioè, perché l'hai preso, in, su quale parametro? Cioè, o ti sei sbagliato, totale, cioè, lo scouting allenatore fondamentalmente non esiste. E questo già dimostra che non, non, non c'è una, una cognizione di causa nella, nella scelta dell'allenatore. Cioè, ah ma io conosco Davide, è in gamba, ha già fatto questa categoria, l'ha fatta tante volte, bene, prendiamolo. E può essere, questo può essere un esempio. E si nota un po' a tutti i livelli. Certo è chiaro quello che dice, diceva il mister, eh, sapendo un po' che è così... Eh, tu allenatore devi dirti ok, devo curare anche le relazioni perché sapendo che purtroppo in Italia è così, se voglio avere delle opportunità, voglio che mi diano delle opportunità, devo farlo. E ti dico io stesso, faccio fatica. Io da allenatore faccio fatica perché penso più ad allenare, penso più a... Eh, tante volte bisognerebbe curare relazioni, tenere chiamate, eh, essere fare quella parte lì, quella parte lì che poi ti dà delle relazioni e delle, oppor delle opportunità. Quindi è così, è così anche nelle giovanili, lo noti così. Però servirebbe nell'aspetto dirigenziale il creare un elemento di scalabilità, i dirigenti in questi paesi. Però Tommy, mancano anche i sottoscrittori in questa chat, o sbaglio? Ma oggi c'è stato un abbonamento uh, per cui ringraziamo, poi c'è stato Fra che l'ha rinnovato e Sleek Luca. Quindi grazie perché ce li state dando. Anzi, siamo arrivati a 5 abbonamenti durante questa live a riprova del fatto che la qualità c'è e va pagata. Ragazzi, non posso fare altro che invitarvi di nuovo. Anche perché l'alternativa è o sottoscrivete e donate volontariamente oppure arrivano i Mestoli e le Giorgio Mastrotrate. Quindi la scelta è vostra. Quando comincerai? Io ti voglio, però, in giro per Milano, non ti ho ancora visto. Eh, ieri è andata, è andata un po' malino per, per quel motivo lì. Ho ricevuto insomma, i, i miei amici Radical Chic, stranamente, non mi hanno apprezzato fuori la Fondazione Prada, ma io non no. mi arrendo. No, ho grandi speranze per questo weekend. Eh, andrò in duomo tra i turisti, dove forse, anche qui, se gli italiani non danno tante soddisfazioni, gli stranieri potranno parlarci un po' più di football come piace a noi. Vabbè, non è che devi andare, vai anche, insomma, Fondazione Prada, ci sono anche altre no. vie, non è che devi metterti davanti all'uscita della Fondazione Prada. Volevo proprio farlo lì, volevo a mettergli un po' a disagio, eh, mando vinto eh, il loro. Il jukebox della Fondazione Prada, c'è un test, una canzone cantata da un certo Pizzigoni. Voglio oh, indagare, sì. In Dagar, sì no, che, che, che non sei tu. Sono io che, non perso sei tu magari, magari... Dopo una serata di birre, no? Siamo sicuri Era un pezzo che... del jukebox, sai quel bar fighetto che c'è dentro? costa tutto il triplo <ride> tu frequenterai... Beh sì, per questo fuori quando cerco di entrarci facendo le interviste. Sì. Esatto. Sì. Allora. O comunque stiamo facendo trend, eh? Grande la birra, versione strong o extra strong? Perché io ho preso l'extra strong l'altra volta, giusto per non farmi mancare l'avvelenamento etilico. Dei grandissimi spesotti della COP. Tra l'altro con Tommy e il suo compleanno. Io che sono entrato al Pagmaone di Milano, penso, so, cento volte. Sono riuscito per la prima volta a sedermi, te l'ho detto, quella mattina sono partito, sono andato in Sant'Ambrogio, ho fatto tutti i rituali, le magie del caso, e la giornata è andata benissimo. I privilegi di conoscere Tommy, caro. Eh, certo, è proprio. Cioè... Sederti nei bar disagio, è infatti, uno dei privilegi. Che... proprio un angolo tutto per noi, madonna. Senza ovviamente averlo prenotato, Penso no, tra l'altro, questo non lo sapete. Ma abbiamo anche beccato l'unico giorno per cui, senza motivo, c'erano tutte le birre a 4 euro tutte, <ride> immotivatamente Solo così il motivo c'era, caro Tommy. Eh, ma beh, volevano no, celebrare qualcosa, qualcosa di importante. Ma comunque te l'avevo già detto, Carlo. Mi, mi pare di sì che io quando ti. Facevo ricerche slash ti stolcavo prima di conoscerci, avevo anche trovato un Carlo Pizzigoni, autore di un mystery ai primi del Novecento, fino all'Ottocento. Prima del Novecento? No, infatti, prima ho visto il libro e ho detto: Caspita, ma Carlo mi ha pure scritto un mystery. Poi ho visto la data di pubblicazione e ho detto: Difficile, anche se supporterebbe la mia curiosità. traduttore. Dal eh? francese, che ha il mio stesso nome, Sì. non ho il privilegio di conoscersi, non avrebbe supportato la mia che teoria che tu, Carlo, non sei un essere umano, ma un angelo del football mandato sulla terra e vivi eternamente <ride> per continuare ad alimentarlo. Però, ragazzi, ma visto che non so proprio cosa dire, ma mi è venuto in mente questo format, questo, questa mini rubrica che con il weekend alle porte, potremmo provare a testare in questo momento. Vai. Vi chiedo tre partite che dobbiamo cerchiarci sul calendario questo weekend Beh, una cosa mentre, mentre, <ride> <ci pensate, ride> no. mentre ci pensate mentre ci pensate la sabato quattro, alle 16 questo sì. te l'ha dico esatto quindi intendi una, due partite, partite per, per cerchiarci certo, questo weekend è già allora chi mi vuole aiutare nella, nella visione delle partite posso dire alcune partite che dovrò vedere io che vedrò io no, che, dovrò vedere, che vedrò io quindi magari qualcuno mi aiuta, adesso vado a prendere il mio programma, non vi dico se qualcuno, per dentro qualcuno vede calcio danese da queste parti. E sicuramente ci sarà, sarà qualcuno in chat. Sarà qualcuno, vediamo. Perché voglio vedere un po' il Viborg, caro Tommy. Sì, giustamente, una eh. sera mattina dice oggi ho voglia di Viborg, <ride> guardiamoci la partita. Il Viborg è da vedere. Almeno una volta nella vita, anzi, quest'anno. Quindi lo voglio vedere. Adesso ovviamente non trovo il mio programma, ma... Beh, io io siamo... penso a me che, che Benja va a vedere un sabbio chiese rovato dei 2011. Roba per, per cuori fortissimi. Cuori forti, cuori forti. Ah, io parlando, io faccio fatica perché... Ripeto, noi allenatori siamo malati di calcio e ben, ben, lavori 24 ore al giorno, però sto weekend farò veramente fatica perché sabato c'è Atalanta-Napoli alle 6, eh, alla sera c'è un Milan-Fiorentina, il giorno dopo c'è il Derby d'Italia. Eh, la nostra chat è parecchio nutrita. Penso che questo commento sull'apprensione basti, basti come risposta. Oh, no, poi scusami, domani, domani... Però domani è venerdì, sì. Domani è venerdì, c'è sì, la... C'è l'Andre 17 domani? Andre 17, sì. 17. Spagna, germania e Argentina-Brasile. Eh, poi c'è anche Paris Saint-Germain, Monaco e Colonia-Bayern. Monaco sera. alle 9, sì, 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 assolutamente. Bene, quindi stiamo solo complicando le cose ulteriormente, non riusciremo mai a arrivare a solo tre partite da cerchiarci? Anzi, due partite. No, io allora, oltre a Pisa-Brescia ovviamente che... che okay. Quando fare... è che gioca Pisa-Brescia? Sabato alle 14 quarto, alle, alle 4 e un quarto. 16 e 15. Eh, cosa, in contemporanea col Brighton? Eh vabbè, dai, vabbè. hai ragione. contemporanea. E sarà Beh, dura. No? In contemporanea col Brighton si saltano, Tommy, giusto? Do doppio schermo, Qualsiasi no? eh, evento è in contemporanea poi... si salta. Esatto. Il mio problema è che devo ripetere il doppio schermo perché fra, vi so, facevo questa domanda strana perché io non so. Facendo un po' di ricerca fra le partite del weekend, avevo deciso di guardarmi Francoforte-Stoccarda perché continuo a sentir parlare bene dell'Eintracht, ma l'ho visto mezza volta e... e voglio vederla. Vedi? Di Vincodino mi segue e magari già che sei lì puoi anche no, non a Vibor, puoi anche vedermi un link Bibrondi che secondo me è interessante. No, l'altra parte che mi ero segnato fuori dal contesto è una partita di Coppa del Portogallo, che però non vi dico perché niente di, niente di interessante. Comunque di Vincodino e tutti quelli che vanno allo stadio, qualsiasi stadio, qualsiasi categoria, qualsiasi partita, fate una fotina e taggateci su Instagram certo. della Fiera. Assolutamente, anzi, se vedete qualcosa di interessante scriveteci anche un messaggino perché voi siete la chat della Fiera del Calcio, le vostre analisi, le vostre opinioni sono football e quindi noi... Perché è la partita che vorrei vedere c'è anche il derby Catanzaro Cosenza. Eh, io vorrei vedere dal vivo questa Catanzaro. Devo andare, ho un sacco di inviti da Catanzaro, cavolo. Riesco mai a andare. No, oh, soprattutto Tommy, taggateci. Hashtag fiera allo stadio. Taggateci e fiera allo stadio, esatto. Hashtag quella cosa del cancelletto. Ma questa è una domanda fondamentale, però, Carlo. È una domanda di calcio, eh. quindi te la giro a te. Eh. È una bella domanda, non so, non so rispondere. Secondo me, insomma, un po' bisogna aiutarsi, onestamente. È un po' di lubrificante sociale mentale. E poi farà aiutare. anche freddo. Cioè, non so, mi sembra e stare un, fermo po un po' di antigelo. Mm. Conoscete i birre? No, sono tante, no, le, le birre danesi: è pieno di birre danesi voglia? Cioè, sicuramente una versione danese degli spesotti della Coppa che si può trovare a buon mercato di Vincodino, anzi, sì, ti faccio sapere. 18 euro e buon mercato, esatto. <ride> per, per Danimarca, esatto. Assolutamente. Invece, ma io questa cosa non te l'ho mai chiesta, in effetti, da quando ci conosciamo, ma tu. Perché tanti allenatori, no, tutti noi pubblico pensiamo che guardino tantissime partite, studiano tutti gli altri giocatori, ma invece tanti ci dicono, guarda, ho malapena tempo di studiarmi i miei di giocatori e quelli della squadra avversaria per la partita di settimana in settimana, quindi no, really? Tu, Momit, le guardi le partite, ti prendi tempo per approfondire, cercare o semplicemente anche come ricreazione, qualcosa che ti interessa o come la gestisci questa cosa? No, no, assolutamente, si cerca il tempo di, di, di trovare, cioè si cerca di trovare il tempo per... Guardare partite, è chiaro che eh, tra colleghi poi ci parliamo e diciamo quali sono le partite più belle da vedere per noi allenatori, un po' in relazione all'idea di gioco, no? Quindi eh, sicuramente ti vai a vedere quelle partite che sai che ti possono dare certi spunti. Tolto è che eh, è, si cerca di guardare più partite possibile, perché poi eh, il calcio lo fanno i giocatori e per rimanere aggiornati devi guardare tanto, tanto, tanto. No, facciamo fatica, però è reale perché facciamo fatica. No, tra l'altro quella che è una cosa che non passa molto e ogni volta che si racconta sembra, cioè, è difficile vedere un allenatore che guarda eh, tantissimo, cioè, l'allenatore vede tanto calcio, ma vede tanto calcio del suo campionato, de, 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 delle sue squadre, le squadre che dovrà incontrare, no? Perché è il lavoro è quello. Tante volte si fa fatica, mi raccontava un direttore sportivo, qui non cito il nome, di Serie A, che dire che eh, Mettere un allenatore mezz'ora a vedere un giocatore non è facile perché ha tantissime cose da fare. Poi è veramente il capogruppo. Eh, poi, ovviamente, c'è un lavoro d'equipe, quindi ci sono delle selezioni, delle clip, delle intuizioni davanti a una partita si ferma sempre l'allenatore. All però l'attenzione è sempre alla sua partita, al suo campionato. Quindi è evidente che le, le ore sono sempre 24, come dice Luca e. Toglie un po' di sonno e eh, allenatore. È questa cosa, qua. cioè, davvero è tanto è vero che, come dico, dicono in tanti, la maggior parte degli allenatori chiede o giocatori nella fase di mercato, o giocatori che ha avuto nella sua carriera, o giocatori che ha incontrato nella sua carriera. E eh, quindi diventa sempre difficile anche per quello. Gli staff allargati ora sono, sono indispensabili, non necessari, totalmente indispensabili. Eh, cioè diventano È dei contenitori cioè, extra eh, vediamo più calcio noi di, eh, insomma, più varietà di calcio poi ovviamente loro hanno una sì, visione sì, sì. Ass assolutamente Ass considera che eh, per quanto mi riguarda io facendo settore giovanile eh, non preparo le partite non guardo certo. gli avversari non, eh, certo. eh, però nonostante quello c'è un lavoro eh, perché certo. devi formare ragazzi e quindi tu veramente pensi tanto ai tuoi giocatori, ma perché effettivamente coincide con quella che è la tua priorità. E quindi ecco, sicuramente tanto tempo te lo porta via il pensare a come formare ogni ragazzo che hai. No, e poi eh, c'è sempre per questi allenatori Tommy la fiera. Cioè, quindi chi non può vedere le partite viene qua e, e si aggiorna, no? Basta recuperare un episodio della fiera e ci siamo. Daci questo messaggio così confortante, diciamo così, lo sto odiando. Ma penso che tutta la piazza a Palermo in questo momento non sia... Eh. Io penso che allora, in una, cioè non, non sono sicuro, però sono abbastanza certo che eh, Corini se mi dovesse incontrare adesso per strada non mi riconoscerebbe, però se qualcuno gli dovesse sussurrare all'orecchio il nome di Luca Tremolada gli si stamperebbe la mia, la mia faccia in testa e non uscirebbe per qualche giorno. Eh, nessuno è profetto in patria. Esatto. L'unica eh, cioè, cosa che... che... Ho... Ah, perché io cioè, davvero, ho, fatto... ho passato un anno con Corina che degli sordi esclusivamente di Tremolada. Nient'altro. Comunque, Mami, qua ci fanno una domanda che però penso sia un antipasto per la prossima, per la prossima puntata, giusto perché ci chiedono, cominciano a entrare nel discorso giovanile, quali sono gli aspetti fondamentali sulla quale... Lavorare in un ragazzo per farli crescere, fare gioco sulla palla. Penso che saranno proprio questi alcuni dei temi di settimana prossima, giusto? Ma con il mister parleremo sicuramente di tante cose. Parleremo di metodologia di allenamento, dell'articolo che ha pubblicato sul, sì, sul nuovo calcio, dove parla di difesa posizionale, cioè come si difende contro un attacco posizionale. Che abbiamo parlato tante volte con i nostri ospiti, e, e il modo di giocare più attuato in questo momento e eh, che va per la maggiore. Per quanto riguarda quella domanda, la risposta non è, non è, non è unica, non è, sicuramente una delle cose più importanti nella formazione del giocatore è allenarlo alla scelta, eh, soprattutto nel settore giovanile, quindi a sapere, eh, a imparare a scegliere. Eh, per scegliere bisogna vedere, eh, vedere mentre usi l'attrezzo non è facile. Qui potremmo entrare in un'altra diretta di sei ore e mezza. Insomma. Dobbiamo, paese... eh, dobbiamo prima o poi, Momi, perché dalle conversazioni che abbiamo avuto, che insomma, che si hanno su questo discorso, il concetto di allenare la scelta, secondo me, è una delle chiavi mistiche del calcio, perché incapsula veramente tanti aspetti. Ci arriveremo. Assolutamente, sarà un piacere. Che ah, intanto ragazzi, ringrazio ragazzi. anche. Scusami, First Peak che ha rinnovato l'abbonamento col messaggio esplicito. Fondo per il microfono. Sì, Grazie. Eh. Ragazzi, ci crediamo in questo sogno. Paracultura Unchained per Milano. Ah, no, no, da... Stavo dicendo, Tommy, che io sono molto combattuto per le scelte delle partite della domenica pomeriggio. perché sì? avevo, avevo pensato di balzare o tenere sul terzo quarto schermo, perché non non ho intenzione di dare ruoli cioè dare troppa importanza alle partite della serie A fino alla sera perché allora per me la partita la domenica rimane Tottenham a Stonvilla però poi ce ne sono parecchie ce ne sono parecchie interessanti cioè c'è una scusa? a che ora è Tottenham a Stonvilla? alle tre poi alle 4.15 c'è Real Sociedad Siviglia, che per forza di cose. almeno un paio di spagnoli, bisogna vederle a weekend, almeno. E poi in realtà ah, la sera ah, ci sarebbe Betis Las Palmas, che però si sovrappone, quindi andrà sul secondo o terzo schermo: si sovrappone agli okay. UE. A, a proposito di spagnoli, e torniamo in Italia, ma sempre sugli spagnoli: c'è l'esordio di Fabbrica Sacomo, sì. di cui parlano molto bene anche. Sento dire da Como, e, e poi c'è l'esordio, caro Tommy, del Munieco alla Litiad. Domani che seguiremo. <ride> Mi sembra che è domani, se è domani ti dico che guardo una partita del campionato saudita, te lo dico. Te la guardi? Se è domani oh. sì, <ride> sì, sì. Eh, Il Munieco si potrebbe fare. Eh. Se è domani, no. se non sbaglio, alle 16. Così ce l'abbiamo sotto la cintola, possiamo dire, dai, alle di 16. La vista. sì, alle 16.00 sì. che andrà a vincere in trasperta sul campo dell'Etifac di Jordan Anderson. Mi sembra che sia quella squadra, no? sì, sì, è quella. È quella. quella. Tra l'altro, leggevo che alla fine non hanno preso l'Inghilterra. Di, di Gerard, di Steven, sì, Gerard. Sì. dove c'è Robin Quason, ex Palermo, del nostro amico che okay, non ha seguito esatto. i Pagolini c'è anche Wijnaldum però... cioè, si scoprono giocatori che sono andati c'è Wijnaldum eh certo Ah, Wijnaldum me l'ero perso sì, 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 però è lì e c'è anche Moussa Dembelé. So, sto... così scopriamo che Carlo comincia a appassionarsi di Saudi League esatto <ride> Saudi Pro League Saudi eh, sì. Pro League sì, sì, sì. Non confondere con la, la di classifica la Litiade è quinta in classifica. Cioè, messo quello hanno scommesso su Gagiardo chiaramente per riportarli ai fasti a cui sono adusi. Esatto. Vabbè, dai, possiamo, hai... possiamo parlare del fatto che Gagiardo non è stato preso in considerazione in Italia, facendolo eh, legare al discorso che facevamo prima di quello che viene fatto all'estero. Lì si dà meno importanza, eppure. Eh, però, sai, andando in Arabia Saudita cadono un po' tutti, cioè, evidentemente sì. anche, anche altri hanno. No, invece ho sentito che c'è un'offerta faraonica, sentivo prima nel notiziario brasiliano, eh, per Abel Ferreira, ma non in Arabia Saudita, dal Qatar, da un club che mi ha visto, caro Tommy, frequentatore, più volte, anche sono andato più volte all'Al-Sad. Io arrivavo col mio taxi e facevo zigzag tra le Ferrari bianche, rosse, e verdi che erano parcheggiate lì. È la verità, eh? Non facciamo fatica a crederci. All'Alsada sono parcheggiate le Ferrari, ma non c'è dentro, come se fosse un cancello normale, che c'è una protezione speciale. No? Anche perché rubate... se provi a rubarla mi sa che... A no, livello no, di no, sicurezza no, in quei paesi non, sì, non c'è problema, e, non è, però sono andato lì un paio di volte. Ed è un centro che secondo me non c'è nessuno, c'è già lì in pochi in Europa. Centro favoloso, Porca eh, lì vogliono a Bel Ferreira per tornare ai competitivi nella Asian Champions League, caro Tommy. Nella competitivista già molto competitiva sì. per alzare ulteriormente l'asticella, certo ci sta. Da, ha avuto Chavi e Juan Mario come tecnici ragazzi so. e questa domanda che fa Peso Sporting devo dire che diversi amici eh, si erano informati addirittura un amico inglese che a un certo punto disperato per la sua situazione lavorativa mi ha detto io sto guardando offerte di lavoro a Riyadh faccio ma come Dai, adesso per andare a fare la detto stampa cioè, capisco fare il giocatore lo capisco però ha detto stampa e però a quanto pare non ce ne sono però va registrato che diversi media di quelli cioè gruppi di media eh, che hanno diversi siti o emittenti stanno iniziando ad aprire uffici da quelle parti per cui se ci sono giornalisti emergenti che se la, se la cavano bene con l'inglese anche con l'arabo immagino perché non penso che sia anche un minimo richiesto cioè, ha detto stampa non anche neanche un po' d'arabo ma no eh, dettagli insomma hai il numero di questo tipo qua quello che assuma fammi sapere ah perché Forse sei, messo bene, tu, vero, eh? sì, sei messo, bene messo bene con l'arabo tu vero Tommy io sono messo benissimo sono messo benissimo con l'arabo la tu. terza e quarta birra è un arabo <ride> esatto la terza e quarta birra nei paesi musulmani, <ride> nei paesi musulmani. <ride> <ride> dopo c'è il carcere se ti beccano in giro <ride> con l'alcol in Arabia Saudita eh. te lo dico eh. vabbè ci sta se non devo <ride> pagare per gli alloggi può anche essere uno stato di sì perché in Qatar gli alloggi non mi sembravano così a buon mercato così è ovvio. <ride> birrette dormo gratis mi sembra un ottimo dio allora c'è anche un Santos Carlo domenica sera domenica sera sì, domenica sera l'altra sera poi vi ho detto che aveva segnato il Vasco ma l'hanno annullato quindi sono 2 a due che tiene ancora sia Vasco che Cruzeiro lì a penare fino all'ultimo per la salvezza Ancora contestazioni fuori dallo stadio al fenomeno a Ronaldo, fenomeno il proprietario del Cruzeiro. Non so chi gliel'ha fatto fare. Ha comprato il Cruzeiro, gli ha tolto i debiti al Cruzeiro e continuamente insultato. Onestamente, cioè, no, non so. Veramente è dura la vita dei, dei, dei proprietari. Eh. Forse ha disatteso le aspettative, tutti si aspettavano ulteriori debiti e invece certo. li ha traditi così. Altre partite da vedere, vediamo cosa c'è. Sì, comunque, non siamo venuti a tre neanche per sbaglio perché abbiamo nominato 85 miliardi di partite. Sì, eh, ma questo è il rischio, ma da anche perché Uomini non è passato sotto traccia quello che hai detto ogni tanto: tra allenatori ci sentiamo per vedere qual è le, le squadre da seguire. Hai qualcosa in canna? Cioè, hai, hai qualche squadra che non sei ancora riuscito a recuperare, ma di cui ti incuriosirebbe moltissimo vedere una partita? O bene o male hai recuperato già tutto quello che volevi vedere? No, tutto no, è difficilissimo eh, perché gli spunti adesso di squadre che propongono cose interessanti ce ne sono tante e a più, più categorie. Eh, io quando dico quello parlo anche di, di squadre di serie D, eh, di squadre di serie C che stanno proponendo delle ottime cose in Italia, fuori. Ce ne sono tante, ce ne sono tante. Il catanzaro di, di Vivarini è molto interessante, eh, fuori... C'è da vedere sicuramente. Adesso parlo a livello più alto. Eh, Farioli da seguire, c'è il Leverkusen. C'è da vedere. Oggi veramente parlavano, parlavano. Scusi, interrompo. Ma parlavano a, a una fonte che è quella che è il Ciringhito di Fabio Alonso, prossimo allenatore del Bayer di Monaco. Non so se. Allora, ma qua, Carlo, c'è una, una clausola nel contratto di Alonso con il Leverkusen per cui lui che si può liberare... Il sotto, sotto mano, mano, cioè proprio il, il Leverkusen nel momento in cui l'ha firmato <ride> ha mandato una copia e, in cui pare che e, lui abbia... cioè lui possa liberarsi per andare a giocare, cioè per andare da ad allenare neanche. in una delle squadre in cui ha giocato. Eh. Per, trovo... questo, per questo si continua a parlare di, di quelle tre, sostanzialmente. Ma che cazzo di clausola è, scusa. Vabbè. Vai eh, a venire anche sabato. Perché... No, no, questo sabato no. Niente. Questo sabato no, sono ragazzi, sono, eh, ho le mani legate per un brunch. Una domenica eh, a guardare partite equivale a un sabato in cui devo essere presente no, almeno per, per questa perdita di tempo del brunch. Poi c'è, scusami, Tommy, sei perso. Frampizzamenti, sembra che si chiami così, che è all'undicesimo mese di abbonamento. Come rinnovo, grandissimo. Frampizzamenti. Beh, Carlo, ma tu sei allucinante. Questo minuto è successo, lo dice. Beh, abbiamo una diretta assoluta certo. meraviglia. Undici mesi. Grande Fran, grazie mille. A questo punto, l'unica cosa che puoi fare è regalare anche una sub a qualcun altro, visto che ci sei già sottoscritto. Tanti parlano anche del mantra di Possanzini. Io sì, ho un sono amico andato che... a vederlo. Sì, sei andato? sì, sì, sono andato a vederlo. Eh, tra l'altro, è difficile veramente nominarli tutti. Però io, no, ma c'è. Il Mantova era uno di quelli che potevo nominare tranquillamente, anche perché sono stato allo stadio proprio a vederli. Eh, poi Posenzini è stato collaboratore di Lezzi si, eh, sì, 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 si vede infatti i principi si vede sì, sì, Marchio chiarissimo e sta facendo molto bene tranne l'ultima partita dominata e persa contro il Trento ma al di là di quello è una posizione di classifica avanti e sta facendo molto bene mm. quindi veramente sono tante sì, poi è difficile poi, però gli questa sono cosa molto... no, che non so se vale anche per voi no? però io che così vedi le partite, cioè io il concetto di, per dire, c'è un Brasile, non so cosa, alle tre del mattino, dici, ma tanto la vedi domani mattina, oppure al pomeriggio, sì, ma tanto la recuperi dopo, ma non c'è la stessa roba, cioè, non so, io vedere la partita al vivo è tutta un'altra cosa. Cioè... Sì, per, per, boh. Forse per me da allenatore è l'unico modo... È no, ovvio no. È la ricerca più di, di vederla un po' come partita studio, cioè studiandola no, no, in una okay. ricerca proprio dell'emozione, quindi quello però sicuramente sì, c'è cioè l'effetto, l'emotività che ti regala la partita in live è, è un'altra cosa. Dai. Continuano a chiedere del Messina, no? abbiamo, abbiamo dei fan sfegatati aspetta, io prima che Carlo mi licenzi malamente perché non posso perderne un altro, Nicchio Backup Master ha rinnovato l'abbonamento, grazie mille. Un commento, mendicanti e il cuore, un bel cuore per il noi cuore. mendicanti, grazie mille. Oggi Sari ha sponsorizzato Maccarone, è vero, ha parlato, ah. vai no, no, vai vai Carlo, questa è un'altra cosa. No, perché nell'intervista di oggi dice hai un erede, dice la risposta di, di Sari è Roberto. <ride> <Come sapiate? ride> E Roberto e poi... tipo, <ride> esatto. No? tipo esatto, e, e... poi dopo dice: Comunque seguo con interesse anche il lavoro che sta facendo, Maccarona alla Piacenza, che, però, è stato licenziato qualche settimana fa, un paio di settimane fa. Mi sembra. però Big Mac. Io l'ho incontrato proprio alla Caravese quando era. Uh, assistente di Silvio Baldini, e io da quel momento, da quando non c'è più Baldini, non seguo più la Carrarese Quindi aspetto da Luca 27 aggiornamenti. Per me non esiste la Carrarese <ride> E un saluto anche alla dirigenza della Calavese. Sì. <ride> no, eh, visto che il format e la rubrica delle partite ha più o meno funzionato, ma è andato male. Provo con un altro. Questo per la chat. Siccome ci chiedono Maiovic, Purga la Viola, eh, ci chiedono sì, di Camarda, eh. ci chiedono di cose che ci dicono cose che potrebbero succedere nel weekend. Vi dico di sceglierne una e intanto faccio partire la chat. Questo è il weekend in cui. Facciamo mette, un sondaggio? Una no. hot take. Una, sì, poi possiamo fare anche il sondaggio, però cioè, una hot take. Una, prendetevi un rischio. Questo è il weekend in cui. C'è una hot qualcosa, take? Mi spieghi un po', certo. Hot take è una reazione a caldo e quindi da hot, caldo e take prendere che non c'entra niente da un punto di vista letterale, ma vuol dire questo. Come me che prendo tempo in questo momento per spiegare una cosa, intanto che la chat scrive le loro hot takes. E quindi potrebbe essere qualsiasi cosa, un qualsiasi stimolo istinto. Fateci una giocata, fateci una giocata di analisi calcistica. Cosa potrebbe succedere? Steves Patripletta. Framonda dice: È il weekend in cui la Juve vince lo scudetto. Umberto dice: Esordisce della Valle nel Toro. Vedi, ah, beh, c'è l'attesa della convocazione di Camar dal Milan. No, sì. la convocazione c'è, mi sembra sì, sì, penso che ci sarà. Io sì, sì, non credo che sia ancora momento. ufficiale vogliamo commentare anche il tocco, il passaggio proprio di finezza di Fabio piano piano <ride> esatto, leggero Fabio però così, cioè così che la vogliamo Camarda cioè, entra in i, e il Real lo otto. compra tutto questo eh. weekend sì. il dizza uomo su Cialanoglu <ride> Beh. Eh, però cioè, magari, non so, non è così hot. A lei diventa allenatore nella sala di basket non è male. Sì, Paffundi gioca e segna, più che una hot take mi sembra un hot wish eh, che <ride> sarebbe a tutti noi, ma lo vedo poco realizzabile. Vorrei anche questa cosa di Ricciardi, in effetti. Ma è basata su qualcosa o è... Io l'ho sentita. serio? Per gli infortuni che hanno. Beh, Cosa? I Cardi a Real. Real Madrid. Io li ho letto da qualche parte. La faccia di Davide. Mh, ha letto, ho letto Io molto ho letto. poca convinzione. No, no. Beh, sicuramente l'hanno detto, non sto dubitando quello. Mi sono immaginato Florentino Perez che firma i Cardi una vibe molto eh, cassaniana, diciamo, nel, nella presentazione. l'unico <ride> uomo sciotti. che potrebbe riproporre quella giacca di Fantantonio. Benissimo. Sì. Eh, facciamo le tre gioia. invece più, più meno hot. Cosa succede domenica? Ma sull'Inter, sul Derby d'Italia, dici? No, o in generale. In generale. Parti tu, Tommy, che hai. No, mettiamo originalità in queste cose. Ma facciamo un sondaggio? Perché io, Carlo, lo vedo che ho no, davanti, il che c'è già il computer davanti per il sondaggio. Vai, vai, vai sondaggia. Eh, però il sondaggio bisogna mettere qualche possibilità. Sì, certo. Io metto facciamo qualcosa di Goldi jovic a ah, Viola. Goldi jovic Oppure, gol di... Esordio no. di... No, no, quella che diceva prima. Il diz su Cialanoglu. Il diz a uomo su Cialanoglu. Il diz a uomo su Cialanoglu. Ciarano... Sul suo capitano. Camarda va messo. Sì. Ciaranoglu. Camarda esordio o esordio con gol? Entra e segna, la Poloschi. Entra e segna. No, entra dai. Camarda Eh, oh, no. Ma già entra e già... Vabbè, ci mettono questa ma questa non è neanche quotata, adesso io non, non gioco ma penso che non sia neanche quotata, perché perde no, okay, i soldi se lo scommetti, succede no, di sicuro quindi i gol di Ovic e la Viola che è una cosa troppo banale quindi Mazzarri fa il segno dell'orologio la mettiamo davvero grande sì. qua ci buttano un gol di Stupignan è uscito male dalla partita eh. sì, so service più. Eh, questo è uno stimolo bellissimo questa, ma lo vedo, è una perla. Lo vedo poco, poco fattibile rugani terzino che entra nel campo come stone Vabbè, però è quella è, è meno cosa facciamo quindi camarda entra e segna o camarda e entra dai camarda entra e segna entra so, chi, chi vota entra voterebbe anche che entra e segna secondo yeah. me non c'è distinzione quindi Mazzari, Mazzari e l'orologio, l'ho chiamata così. Idil uomo sociale, Camarda, Entra e Segna. Ci ricorda anche una Roma udinese ricca di emozioni. <ride> Però questo <ride> è difficile. Da Fabio. E questa non lo so, cioè, mi sembra fantascienza. No, ma poi soprattutto non è qualificata. Poi c'è cioè, <ride> sempre la... Uh, bella, eh, non so giochi. bravo. Eh, infatti, però sarebbe bella. Questa è carina, classia di 5 derby, anche questa quale piuttosto, ci vedo la doppia di, di Camarda. Qual è questa? Quella Un di classica che decide del derby d'Italia. Vabbè, io l'ho messa quindi. Siamo a 4? Sì, cioè, abbiamo ancora una Uno slot? Uno slot. Sarri non si lamenta del campo. <ride> Grandi ragazzi, vediamo, vediamo, vediamo. No, vabbè, però over due e mezzo. Rombo di over vuoi... due e mezzo. Non ho capito ancora cosa voglia dire. Vuol dire che ci saranno tre gol? Sì, Se over due e mezzo. Roma udinese over tre e mezzo. Uh, fa, sì, over tre e mezzo. Fabio fa anche, io dico, primo gol di. ho sbagliato. No, Il... da, da, ah, dai, Anche dai, se, dai, se quella sotto non prima. era male. Eh, <ride> di prima allora, eh, quindi, quindi, facciamo questa. 5 minuti, minuti, non tre, cinque. Cosa succede domenica? Mazzari orologio? Inizia uomo su ciala, Camar, Camarda entra e segna, classe and del il derby, Roma Odinese over tre e mezzo. Era bella anche De Zerbi, non subisce gol. Mettiamola allora al posto di cosa? Eh, anche questa mi piaceva, ma di nuovo, più, per, più come desiderio che come predizione. mettiamo, Vabbè, al, posto mettiamo di... qua, al posto di Roma Udinese dai. Oh no, o posto di Mazzarri. Posto di Mazzarri, dai. No, no, non puoi, no, non puoi non teniamo, ma, ma perché è Ma cioè perché lo fa di sicuro? Quindi, no, chiunque, vale. secondo me <ride> lo fa di sicuro, per forza. Avevi, Zervi prenderà gol, allora, No, 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 fare. teniamo Mazzarri, eh. teniamo Mazzarri, dai. Ho, eh, ho iniziato che, che non bisogna parlare di Brighton prima delle Bravo, partite. Oh, l'hai capito. Sì, ci ho messo un attimo di schiaffi eh. in faccia, ma l'ho capito. Eh, meno male che non eri di fianco a me a vedere la partita. Allora, inizia sondaggio, vai! Sondaggiamo, sondaggiamo. Ragazzi, intanto che sondaggiamo però... Cazzo, subito... Chi è in testa? Aspetta, fammi aprire la scatola. è un testa a testa, però il Diz è in testa. Il Diz e Mazzarri... Il Diz e Mazzarri sono quelli più... Decidervi più di un'uperca marda. Decidervi nessuno proprio, un, un totale disinteresse. Era da togliere quella ragione. Mazzari l'orologio prende il volo. Anche perché la gente l'aspetta da anni quella scena. quindi ci sarà un Agostinelli che sta aprendo altri 5 account per votare Camarda entro i segni. Eh? <ride> Penso che De Laurenti si abbia anche organizzato una CAM sull'orologio di Mazzarri, sai, come quelle che fanno in Premier. No, scusami, secondo te una casa, cioè una, una produttrice di orologio non dovrebbe fare uno spot a questo punto di vista. Ma eh. per far... continuiamo a dare idee, ragazzi. <ride> cioè... <Vai, Scusami>, veramente <ride> dovremmo, dovremmo tenercele per la fiera. Invece diamo nomi di giocatori sconosciuti e direttori sportivi, idee di sponsorizzazione incredibile. È un'idea geniale, però, di una pubblicità veramente di una marca di orologio con Walter. Esatto, invece di fare quelle robe finte che fa la Rolex, eh. facciamo un po' di... Un po' di cinema verite, basiamoci su fatti realmente accaduti. Ah. Eh, Io esatto. avevo un po' di pazzedie, eh. una mia pazzedia sarebbe che la Stone Villa va a fare una goleada in casa del Tottenham. Spero di no, ovviamente, però non so, mi, mi balena in testa da qualche giorno questa cosa. Il eh, Tottenham è una situazione un po'... Però. E l'altra è Fabio Grosso, si va a inventare una, una seconda vittoria consecutiva e, e dice... Dalla no, zona poi viene la fiera, perché deve venire la fiera esatto. Fabio. Comunque adesso si parla di nuovi, di nuovi dirigenti, eccetera, ma la piazza è tutta con Grosso. Eh. Eh, sono contento, insomma, ha messo la faccia subito, anzi ti ha messo quasi l'occhio. Sì, esatto. Ah, sì. Tra l'altro il taglio non è indifferente. Oh. Madonna, no, è un miracolato, se lo prende l'occhio e lo toglie. Se Mazzari ha l'Apple Watch, spacca la TV. <ride> Io sono veramente orgoglioso di questo ludditismo imperante. Sto prendendo largo però, eh, dico. No, no, buona tecnologia, anche se è quello che ci permette di fare tutte queste trasmissioni. <ride> Io non mi esprimo su questo commento, ma lo metto e non dico nulla e lo levo. No, parte scherzi nell'alienatore di cui abbiamo parlato. Vabbè. Che da un certo Vabbè, punto tutto di tutto vista, per Mimmo Berardi, guardate, dai. Mimmo. Cioè, a me serve Mimmo Berardi al fanta Ragazzi, eh. sì, no, poi possiamo rispondere alla chat. Che piano piano gli allenatori li avremo, ci parleremo direttamente. L'obiettivo è quello eh, sì, sì. ecco, di parlarci. Insomma. Oh. Il Diz è un uomo sociale ha... ha il suo perché. Stuzzica. Stuzzica. Che abbiamo parlato tanto noi di Ildiz, probabilmente, sai, noi ci osservano da tutti, tutti i lidi, quindi potrebbe benissimo essere una chiamata. Cioè, no, di solito lo faceva con su Brozovic. Sì. Quindi. Mamma mia, che, che tristezza sentire certe cose, anche se sono... Vabbè, oh, è strategia. Che... Sì, sì, no, per carità. C'è un altro commento dove diceva che era interessante, c'era cioè la Juve con il 60% di posto possa palla Uno diceva sarebbe un lotto. Lotto è la Nuova Caledonia, eh. Cioè... <ride> Comunque in un finese, poco pill, Poco pill, poco pill Non ci crede, non ci vedono siamo verso fine Solamente un ultimo, un ultimo minuto. Fate i vostri voti. Sì, intanto vedremo, dico... eh sì. Però ormai è eh, andato. Datemi cinque sì. voti veloci su Camarda e ribaltiamo. Tutto no, esatto. No, no, no. Andrea non è riuscito a fare gli account abbastanza in fretta. <ride> esatto. No, no, no. È finita qua. È finita qua E chiaramente Mazzarri l'orologio vincono ma non con quella vittoria larga, perché a pari merito al secondo posto c'è il Dizio Uomo Sociale, Camarda entra e segna. Ah, comunque eh, sono solo tre voti di stacco, eh, Siamo lì sì, sì, sì. e poi Romudinese distaccatissima, Romudinese over tre e mezzo, ultimo, classe, in decine del derby. Non è stata una chiamata. Non ci si crede. Apprezzata, no? Comunque, visto che stiamo. A provando con delle predizioni, io vi dico che le carte come sempre non aiutano in questi casi perché non supportano la ludopatia, ma vi dicono, perché io faccio solo delle analisi non di risultato, ma di tipo di gioco che si vedrà, siccome siamo alla fiera, le carte dicono che l'Inter sarà il sole, quindi giocherà in maniera molto confidente, molto bella, e che la Juve sarà la virtù, quindi grande applicazione, grande energia, grande impegno e metteranno in campo davvero quei valori. Che Allegri dice di voler comunicare, almeno questo dicono le carte. Vabbè, praticamente sapete già cosa scommettere. L'opposto di quello che ho appena detto, mi raccomando ragazzi, non voglio responsabilità. 0 a 0, no gol. Andera 0.5. Esatto, Umberto Pone l'ha capito subito. ragazzi, che lunedì firma col Verona, Gotti, oh. eh. povero Baroni, mi sembra che è molto difeso più dal direttore sportivo che dalla proprietà, secondo me meriterebbe di stare a Verona, non ho ben capito cosa vorrebbe il Verona in questo momento, so. <ride> sì. Vabbè. Però io avevo una pazza idea Bonazzoli titolare in uh, Verona Lecce. Eh. Mi sta balenando in testa. Cioè, pazza idea Fantacalcio ovviamente. Poi Baroni fa quello che vuole, sì, eh? Mm. Stavo... Quindi, alla fine, tra le cose, cioè, vedo qua che Locatelli potrebbe giocare la partita a questo punto. Magari anche un po' zoppo, però potrà essere della partita. Eh, qua arrivano altre domande, ragazzi. Non so se, eh, so che Momi tra poco deve andare, quindi non so se riusciamo a prendere altre domande che ci arrivano. Anche Carlo ti chiede un dello Spezia di Alvini, eh. menziona i fratelli Esposito. Esposito eh. contro un sacco. Sì, sono contro. Eh sì oggi intervista eh sì. al padre Agostino Su, non mi ricordo dove sì ho letto c'era un'intervista una piccola intervista al padre sì. eccola qua subito la nostra chat ma svelava qualche risvolto diceva qualcosa era la classica intervista che si fa prima di questo tipo di partite diceva niente, diceva niente. Cioè, che cosa deve dire alla fine cioè, emozionato no, so. no ha detto spero finisca presto tra l'altro, non so se avete visto, sicuramente la chat è più attenta di Tommy, uh. ma c'è stata l'intervista a Richelme in cui dice che la motivazione per cui non c'è uno sponsor il Boca, perché il precedente sponsor, che è una linea aerea di un paese medio orientale, sì. avrebbe preteso tramite. Una persona che vorrebbe diventare presidente o vicepresidente del Boca in questo momento, quindi pretendeva eh, che il Boca te, avesse come centravanti quello che lui definisce il 9 de Qatar, che dice poi, con tutto rispetto, non so neanche chi è. <ride> e lui dice: Io ho portato Cavani, però loro non mi hanno portato lo sponsor. Comunque Richelme può essere antipatico, ma cioè, si sta a sentire. Io lo sto sempre a sentire. Cioè, quando parla Richelme comunque è lo spettacolo. Sicuramente è, è originale, ecco. ha, un suo modo, ha un modo tutto suo di porsi. Dice che non c'è assolutamente eh, dubbio che vincerà le elezioni, le elezioni del Boca, eh, che si trarranno a breve e quindi... Vedremo insomma. Alle 8 direi che possiamo andare a, a stapparci una birra top Tommy. Oppure. Ci siamo, Dove ne ho una. Una è sopravvissuta alla live di ieri, di 4 ore 20. Quindi ne ho ancora una. E comunque il scherzando, anche oggi siamo arrivati quasi alle nostre due rette. Non c'è niente da fare. Si ama troppo il football? Eh sì. Signori, ci aggiorniamo quindi lunedì mattina per commentare tutto quello che è successo nel weekend nel classico appuntamento della fiera e poi, vabbè, ci sarà il mercoledì chissà se faremo anche qualche altra, qualche altra live improvvisata però poi c'è di nuovo l'appuntamento qui il giovedì vi vogliamo numerosissimi con Maurizio Vici di ospite della fiera. E a breve poi annunceremo qualcosa. Insomma, rispetto alla Locos, stiamo tenendo stiamo tenendo le idee per quando, per quando ripartirà. Per i tanti che ci scrivono, loco si è solo preso una, una fase di pausa, ma è pronto per tornare alla grandissima. Quindi, esatto, uno liato, come nelle migliori serie americane. Come dicono: sì. ci prendi una piccola stagione di liato. Così sì. dicessimo, se solo vi dicessimo, ragazzi, sarà incredibile. Eh. Comunque, questo commento di Pisa Sport: si è... muovono tantissime cose, sono <ride> come le sfere, le sfere celesti, devono trovare il loro giusto giusta no, e armonia. ma ci siamo. E su questo, tre giorni senza fiera, sono d'accordo che possono essere tanti, ma anche su quello, in qualche modo, vi verremo incontro. I nostri contenuti si amplieranno sia su Twitch, eh, YouTube. Andate a guardarlo perché stiamo. Mettendo un sacco di clip, un sacco di approfondimenti, anche su Instagram saremo sempre più attivi, avremo una serie di format ad hoc, quindi non, la, non vi lasceremo no, mai, mai soli. Saremo molto presenti anche nelle strade della città di Milano tramite un nostro rappresentante. Esatto, è quello però più una minaccia che è un, uno statement. Tutti torneranno, non capisco questa cosa però. Cavolo, eh, molto svegliato il televoto di quest'anno povero Baroni. Non, non capisco chi è che era l'elettore il vero l'anno scorso che criticavo. No, a parte che non era Baroni, ma uh... no, c'era Zaffaroni l'anno scorso. Ma pensi di aver mai criticato? Forse non penso di aver mai parlato io di Zaffaroni, implicitamente <ride> è una critica, certo. <ride> Ah, forse sì, però non so, Baroni è subentrato eh, perché sì. prima ancora c'era No, c'era stato Ciofi che c'è stato. Mi ricordo. Io in realtà non avevo mai capito chi fosse l'allenatore del Verona la scorsa settimana. Era un vero allenatore, non ho non è un da criticare perché non sapevi chi mi... Non ha mai capito se fosse, se fosse Zaffaroni o Bocchetti. No, era Bocchetti allenatore, no? Sì, Però Non sembrava che... molto determinante come fattore. Però non aveva il patentino UEFA Pro e quindi hanno dovuto affiancarli Zaffaroni, e Pisa per adesso solo a Milano ma arriveremo dappertutto il disagio e... non si fermerà a Milano e... si espanderà all'Italia direi anche probabilmente al resto e del a... mondo aspettiamo prima. solo l'espulsione da Milano e poi dopo andremo, esatto. andremo... A di... ci sarà un jet di Qatar Airways che si porta in ogni città d'Italia esatto. ah, di, di una compagnia aerea medio orientale vuol dire esatto. <ride> Sì, anzi, chiedilo quando, quando senti Richelme, diglielo che lo prendiamo noi lo sponsor senza problemi. Esatto. Comunque, ho viaggiato benissimo in Qatar Airways, devo dirlo. Uno dei migliori voli che abbia mai fatto. Infatti, guardate, e amici attenzione... di Qatar, Airways sì. si stanno già portando avanti. Amici del Qatar, se anche se avete eh, Abel Ferrera, veniamo a fare detti stampa che conosciamo un po' di portoghese. Perfetto, <ride> va bene, ragazzi. Grazie per aver seguito. Abbiamo fatto quasi due ore. Abbiamo parlato anche con un tecnico che parteciperà al, al prossimo europeo. Italiano, bravo Marco Rossi. Ci vediamo lunedì per commentare tutto questo weekend calcistico. E occhio a, a Tommy in giro per Milano. Viva il football, ciao ragazzi! Sempre. Ciao a tutti.